Ciao a tutti ragazzi, bentornati, ben ritrovati e se è la prima volta benvenuti in questo nuovo video di Milan Inside. Oggi ragazzi, analisi più voti di Milan Liverpool 1-2. Siamo fuori dalla Champions, ma io personalmente faccio ugualmente i complimenti e dico, nonostante tutto, dico grazie lo stesso ai ragazzi. Ma prima di cominciare, ragazzi, vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. In descrizione tutti i link dei siti social di Milan Inside, dei profili social di Milan Inside e quello mio personale. E vi ricordo il sito internet www.acmilaninside.com. Con interviste, pre-post partita, notizie, editoriali, tutto ciò che riguarda il bellissimo, stupendo mondo rossonero. Allora, ragazzi, analisi più pagelle, perché dico grazie ugualmente, grazie lo stesso? Perché alla fin dei conti, nonostante mille avversità, nonostante mille decisioni, e anche ieri ce ne sarebbe da parlare, e quindi nonostante mille decisioni avverse, parecchi episodi un po' sfortunati, insomma, siamo arrivati a giocarcela all'ultima partita per 7 dannatissimi minuti. Siamo stati qualificati. 7 minuti ritornano contro il Liverpool, purtroppo. In entrambe le occasioni ci hanno visto soccombere, però 7 minuti in cui siamo passati dal paradiso all'inferno, dalla gloria alla disfatta. Però tant'è, Milan che arriva quarto non si qualifica nemmeno all'Europa League. Tanto meglio, tanto meglio. E ora ci concentreremo solo ed esclusivamente sul campionato e poi più la Coppa Italia. Grazie lo stesso, ragazzi. Allora, Maignan voto 6. Non vedo un grandissimo errore sulla parata dell'1-1 del Liverpool. Alla fine dei conti era anche una respinta laterale. Chi doveva fare meglio erano altri in quell'occasione. Sul secondo gol fa anche una bella parata di stinto. Peccato che va a finire esattamente sulla testa di Origi, che poi fa 2-1. Non ci sono altri interventi clamorosi, però nemmeno errori. 6 per Maignan. Sì, a mio vedere anche per Kalulu, perché nonostante dalle sue parti ci sia Mané, non lo soffre più di tanto. È normale che un po' paga l'inesperienza e la non attitudine a giocare frequentemente o comunque sia puntualmente in Champions rispetto al senegalese, però nel complesso non sfigura. Quindi voto 6 per Kalulu. Tomori sono veramente combattuto. Mi dispiace, ma gli devo dare un 5,5. Nonostante faccia il gol che, ripeto, per 7 minuti ci aveva fatto di fatto qualificare agli ottavi, però poi nel secondo tempo fa fare il 2-1. Fa l'errore sul 2-1 del Liverpool e da lì non ne imbrocca più una. È uscito fuori dalla partita. Dispiace perché a fine partita si è visto che insomma ne ha risentito a livello emotivo, però tant'è, è semplicemente un numero, la pagella, ci divertiamo a darli in maniera obiettiva e questo merita oggi Tomori, 5,5. Romagnoli votò 6, mi aspettavo che, insomma,
soccombesse alle avanzate avversarie inglesi, però bene o male lotta, non sfigura nemmeno più di tanto, forse ripeto, sull'1-1 in collaborazione con Teo sbagliano entrambi perché devono fare dei tagliafuori sulla respinta di Maignan e non permettere a Salah di respingerla dentro così agevolmente. Teo, mi verrebbe da dire 5, ma forse sarei troppo buono. 4 e mezzo, 4 e mezzo per te, non ne ha azzeccata una. Sufficiente, forse non ha capito l'importanza della partita. Ripeto, come poco fa, in collaborazione con Romagnoli, forse devono fare un tagliafuori più deciso sull'1-1. Avanzate puntualmente. Dove si è allungato troppo il pallone, ha perso, non ha azzeccato niente, 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 niente. Mi dispiace. 4 e mezzo per te. Mi dispiace. Tonali voto 6. A fin dei conti è lui che dà il via all'azione che poi porta al calcio d'angolo dell'1-0, però in complesso è l'unico che riesce per ritmo, insieme poi a Bennacer, ad affrontare il palleggio, diciamo, inglese. Che sì, po per poco non fa peggio di Hernandez. Voto 5, semplicemente perché qualche pallone rispetto a Francese l'ha indovinato, nel senso che è riuscito a fare qualche passaggio, perché Hernandez non ha fatto manco un passaggio buono. Che si votò 5, non ci si può far saltare in quella maniera sull'1-1 al limite dell'area, deve accompagnare, non esiste. Poi si mangia non, due gol, due occasioni alla fine, che sarebbero servite a poco perché comunque sia poi l'Atletico aveva dilagato, però comincia a fare il tuo lavoro sull'1-1 subito, non subiamolo e vediamo come va a finire la partita. Per un giocatore che chiede 10-12 non sono queste le prestazioni da fornire. Messias 6 e mezzo, è l'unico che prova ad accendere un po' di luce lì davanti, tanta lotta, anche tanta qualità. Dispiace perché poteva essere una mossa azzeccata. Diaz 5 e mezzo. Nel primo tempo si sbatte, ha pure qualche illuminazione, però il quarto d'ora che gioca nel secondo praticamente non tocca palla, infatti esce al 60esimo tipo. Non è ammissibile per un numero 10. Krunic voto 6 e mezzo, non per qualità ma più che altro per voglia, per determinazione. Tutti avrebbero dovuto prendere spunto da Rade, che era l'unico che ha lottato con, non voglio dire l'unico, però è quello che più ci ha messo determinazione, voglia, volontà, era, forse aveva capito l'importanza della partita. Ibra voto 5, è mancato pure lui. Io non rimango meravigliato quanto manca dal punto di vista della prestazione, perché un quarantenne non le può fare tutte per bene. Mi meraviglio quanto manca dal punto di vista della leadership, dal punto di vista del trascinare i compagni, lì mi meraviglio quanto manca, e purtroppo ieri non è riuscito nemmeno in questo. Per quanto riguarda i sostituti, Florenzi male, male, voto 5. Selemakers ha provato qualche spunto, gli do un 6. Bakayoko 5,5, ma insomma, ha giocato anche relativamente poco. Bennacer un 6 glielo voglio dare, perché non per altro che, essendo più piccolino, riusciva più a ben sopportare le alte frequenze del centrocampo avversario. E poi chi è entrato più?
Mi sa che solo questi quattro sono entrati, sì. Selemakers. Bakayoko, Bennacer e Fluence. Sì, mi sa che sono entrati solo questi quattro. Va bene, anche perché non c'era più nessuno in panchina. Se mi sono dimenticato di qualcuno, perdonatemi, ma al momento non mi sono vino. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto. Vi ricordo gentilmente di lasciare un like al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, in descrizione tutti i link dei profili social di Milan Inside e del mio personale di Instagram e il sito internet www.acmilaninside.com. Io vi ringrazio, non vi abbattete, dispiace tantissimo, ma non vi abbattete. È scuola di vita questa. Va bene? Ragazzi, sempre forza Milan, raccomando. Al prossimo video, ciao e saluti da Milan Insight.